Ecco le immagini della cattura del boss dell''ndrangheta Rocco Aquino, scovato dai carabinieri nel sottotetto della sua casa a Gioiosa Ionica. Ce le fa vedere Marco Bariletti. Pianificata come un'azione di guerra, con cura maniacale. I carabinieri del ROS e i cacciatori di Calabria circondano la villa di Rocco Aquino. Sanno che il boss dell''ndrangheta si rifugia da qualche parte, in casa sua. Quando entrano, la moglie si scaglia contro i militari. Al piano di sopra è il figlio che prova a fermarli. I carabinieri capiscono che questa volta è la volta buona. Cercano il nascondiglio nei posti più usuali, il garage, i sottoscala, le cantine. Alla fine è una lampadina appesa a un filo ad attirare la loro attenzione. C'è una cornice di stucco, ma manca il lampadario. I carabinieri cominciano a staccare il fregio, serve un martello, ma nemmeno questo basta. È un trapano a far cadere l'intercapedine rinforzata che chiude il sottotetto. Oltre questa botola c'è il nascondiglio del boss, il suo bunker, ipertecnologico e con ogni comfort. Abbiamo fatto eseguire oltre 10 perquisizioni, la penultima è durata 48 ore ininterrotte, eppure non siamo riusciti a trovarlo sapendo che lui era dentro l'abitazione. Questa volta siamo stati più fortunati. La latitanza di Rocco Aquino, il colonnello, il re d'Aspromonte, uno dei 100 latitanti più pericolosi d'Italia, finisce così, sulle scale di casa sua. Dopo il mare in burrasca e la bufera di neve sull'isola del Giglio, si